Buon pomeriggio e buon martedì grasso. Oggi ho deciso di uscire con uno special perché mi sono imbattuto in un articolo del 30 gennaio del 2018 a firma di Lavinia Anselmi, un articolo che tratta proprio di che cosa succede al nostro cervello quando leggiamo o ascoltiamo poesia. E siccome il mio canale è appunto un canale di audiopoesie e a breve forse farò anche dei racconti brevi, anzi lasciatemi dei commenti se volete ascoltare dei racconti, lasciatemelo scritto nei commenti, ho deciso di leggere alcuni passi di questo articolo. Troverete invece un link in descrizione dell'articolo completo. L'articolo è titolato in questo modo: Cosa succede al nostro cervello quando leggiamo poesie? Vi è mai capitato di avere la sensazione di leggere il vostro destino nelle poche righe di un poeta scoperte del tutto a caso? È come trovare una propria fotografia scattata in un momento di cui non si ha ricordo. Sono io, è quello che ci viene da pensare. Proprio questo piacere che deriva dalla lettura dei versi dei poeti è stato oggetto di un recente studio pubblicato sul Social Cognitive and Affective Neuroscience dal ricercatore Eugen Wasilewski. Assieme a un team di altri studiosi di università tedesche e norvegesi, hanno cercato di capire cosa succede al nostro cervello e al nostro corpo quando leggiamo poesie. Ad ogni ascolto sono stati misurati i movimenti della pelle, la frequenza cardiaca e le espressioni del volto, ma anche sensazioni come brividi o pelle d'oca. Il risultato? Tutte le persone coinvolte hanno dichiarato di aver avuto brividi e pelle d'oca, ma si è visto che le parti del cervello che si attivano all'ascolto della poesia non sono le stesse che vengono stimolate dalla musica o dalle immagini di un film. Gli studiosi hanno anche scovato nella ricerca un sostegno all'idea che il piacere che dà la poesia accade lentamente, si costruisce. Quando si ascoltano versi particolarmente evocativi, è come se si anticipasse l'emozione che ci aspetta. Nello stesso modo in cui anticipiamo il piacere di una barretta di cioccolato mentre scartiamo la confezione. C'è dunque qualcosa nella struttura stessa delle poesie che fa scattare questo tipo di emozioni e che ci prepara a riceverle. Il piacere che deriva dalla poesia, dall'assemblamento di metafore, immagini e suoni, è un lavoro che richiede arte e sapienza. Ma al di là di ogni analisi e di ogni abilità retorica, sembra che le composizioni poetiche racchiudano una qualche magia, difficilmente quantificabile o descrivibile, ma del tutto evidente, sia per chi ama la poesia che per chi l'ascolta per la prima volta. Fatemi sapere se questo articolo vi è stato utile, è stato illuminante, o se già conoscevate questo tipo di effetto che la poesia ha sul nostro cervello, sul nostro corpo. Grazie, vi chiedo di iscrivervi al mio canale. Continua il giovedì la sezione Ti dedico una poesia. Richiedi, ascolta e condividi. Ciao, grazie e buona giornata.